Buongiorno ragazzi, oggi a 2500 metri partiamo così la giornata. Seceda sullo sfondo, che spettacolo. Amore, com'è questa Seceda? Bellissima. Si è alzato un gran vento qui a Seceda e ora stiamo per andare a rifocillarci, a prendere un po' di caldo perché praticamente ho le mani che non si muovono più. Lì una baita e noi praticamente veniamo da lì sopra. Beccata. Buon pranzo a 2500 metri. Una pizza, com'è questa pizza? Racconta. Grazie, un appetito. Grazie. In arrivo il secondo piatto, polenta, formaggio e salsiccia. Allora, questa pizza. Seria, molto buona. Ci siamo fermati a pranzo dopo aver scalato la montagna e ci siamo meritati questo pranzo. Facci la cameria che non riusciva a passarti là dietro perché continuavi a essere fuori dalle camere. Io devo riprendere tutto, le cose che ci capitano. Ora ci rimettiamo le catene e arriviamo lì sopra. Catene montate. Disagio in mezzo a tutti questi sci. Dai dai che dobbiamo arrivare là. Torniamo alla funivia, torniamo a casa. Ragazzi, è spettacolare. Veniteci a Seceda, uno spettacolo. Oggi comunque si sta anche bene. Saranno 2-3 gradi qui. Si sta veramente bene. Sole che non si vedeva da giorni. Sì, è bella proprio. Già. Fa caldo. Dai, prendiamo questa funivia. Torniamo a casa. A dopo. Appena scesi. Cioè, vedete quelli là sugli sci, praticamente scendono da lì sopra. Ora ci aspetta questa bella discesa. Comunque ragazzi, quello che ci sta veramente salvando in questa vacanza sono queste catene. Ci hanno facilitato moltissimo perché sul ghiaccio non si scivola niente, zero. E sulla neve hanno una buona presa. Anche se già le scarpe nostre erano buone, però veramente ci hanno salvato. Ora dobbiamo fare un attraversamento pista. Ma noi dobbiamo arrivare da quella parte. È come un attraversamento della statale praticamente. Andiamo, corriamo. Oddio. L'abbiamo fatta. Stiamo rientrando nella boscaglia. Praticamente per raggiungere casa nostra dovremmo scendere per questa via e poi risalire da quella parte. Ci aspetta una camminata. Abbiamo praticamente sorpassato il fiume di sotto e da questa strada stiamo proseguendo verso casa.
attenzione che si scivola. Allora, siamo quasi arrivati, ma guardate che cavolo c'ho sotto. Guarda qua. Praticamente la nostra casa è dietro quest'albero, giù, in vallata. Siamo quasi arrivati, si scivola. E infine arrivammo e Frida ha voluto provare anche lo slittino con ottimi risultati. Com'è andata questa parentesi di slittino? Una volta sono scesa. Bene. Non mi ha visto, ma io sono scesa. Ora andiamo a casa.